Ok, dunque, il prossimo intervento è come da locandina, quello di Stefano Tallia e di Enrico Anghilante, che ci parleranno di una questione molto vicina alla professione giornalistica, perché ci parlano di un contratto di lavoro, peraltro una novità assoluta, è la prima volta che questo contratto viene perfezionato, che è appunto il contratto dei lavoratori della stampa periodica. Quindi cederei. Grazie, sì, lavoratori della stampa periodica, però la ragione per la quale parliamo qua di questo contratto è che si rivolge anzitutto ai lavoratori, alle imprese dell'online. Allora io fatemi fare questa piccola premessa, abbiamo ascoltato adesso la meravigliosa relazione del professor Asetti che ci ha raccontato quanto, diciamo, quanto sia importante prestare attenzione ai dati che vengono dalla scienza, ci ha anche raccontato quanto può essere difficile, no? Il nostro mestiere nelle sfide che ci troviamo di fronte, un mestiere che ormai cambia di giorno in giorno e credo che occasioni come queste, occasioni di formazione come queste ci offrono delle opportunità per svolgere meglio la nostra professione. E tuttavia noi tutti sappiamo che perché questo mestiere possa essere svolto bene, le regole sono fondamentali. Un giornalista che è pagato poco, un giornalista che è sfruttato, come purtroppo ve ne sono molti, è un giornalista che più difficilmente riesce a disporre della propria libertà, un giornalista che non ha un contratto, un giornalista che non ha nessuna rete di protezione rispetto all'editore. E questo purtroppo accade. E questo, come io racconto quando sono chiamato a dibatti come rappresentante della categoria, dibattiti pubblici, è un problema che riguarda non solo la categoria dei giornalisti, ma un problema che riguarda il paese. L'informazione è come l'aria che respiriamo. È l'aria che respira la società. Se l'informazione è inquinata, come ci spiegava prima il professor Rasetti, se l'aria è inquinata, tutti si avvelenano. Ma perché le persone non si avvelenino, è necessario che gli operatori dell'informazione siano posti nelle condizioni di poter operare in maniera libera. Questa premessa per dirvi che in questi anni noi abbiamo assistito all'esplodere del settore dell'online. Prima in maniera molto confusa, in maniera molto disordinata. Sostanzialmente abbiamo assistito a uno spostamento della lettura dalla carta stampata all'online. Sono nate nuove fonti informative che anche molto rapidamente sono arrivate a essere le fonti informative più importanti di alcuni territori e non sono i giornali di carta. Noi sappiamo che il futuro, io non credo, per intenderci, che la carta morirà. Io penso che la carta continuerà ad avere una sua dignità, penso che quella visione catastrofistica sia sbagliata, ma al tempo stesso dovremo sapere che naturalmente l'informazione digitale sarà quella nella quale dovremo lavorare, e soprattutto l'informazione digitale, da un punto di vista occupazionale del nostro lavoro, sarà quella che ci offrirà più possibilità. Io nel piccolo osservatorio, piccolo medio, insomma, diciamo, la nostra è una regione medio-grande, diciamo così, io sono segretario da 7 anni, ecco, devo dire che le uniche assunzioni, sto parlando, che ho visto arrivare nel nostro settore in questi ultimi anni sono arrivate dall'online. Purtroppo negli altri settori noi abbiamo assistito a una perdita molto forte di posti di lavoro. Abbiamo assistito a questa perdita perché ci sono le trasformazioni delle quali abbiamo parlato oggi e quindi io non vi rubo tempo nel raccontarvi queste trasformazioni. Anche perché, diciamo così, il cambiamento ha travolto tutto, tutti, anche gli editori. Io racconto sempre un aneddoto per dire della difficoltà anche del sindacato nel trovare soluzioni. Io purtroppo con la direttrice Roberta Pellegrini, insomma, abbiamo girato tutte le province del Piemonte per cercare di dare risposta alle crisi nei giornali locali che, insomma, che si sono aperti in questi anni. Ricordo sempre in una trattativa piuttosto accesa con un editore in un giornale locale, si parlava di un'ipotesi di dimezzamento del numero dei redattori in quella redazione. E io a un certo punto dissi: ma scusi, ma voi
mi può dire, cioè, ma quante copie perdete realmente? Quante copie state perdendo? E questo signore, non ve lo dico in piemontese, ve lo dico in italiano, ma mi rispose in piemontese, andò, afferrò il suo giornale, andò sulla pagina delle necrologie e mi disse, vede, vede Thalia, io li conto tutte le settimane i lettori che perdo sulla pagina delle necrologie. E io gli dissi, ecco, bravo, il problema è diverso, il problema è quello di acquistare i nuovi lettori, e quello di acquistare i nuovi lettori non è di contare quelli che perdiamo, perché se noi tutte le settimane contiamo purtroppo i lettori che perdiamo, non riusciremo a dare un futuro a questo settore. Noi invece dobbiamo dare un futuro a questo settore, e questo futuro non può che essere quello dell'online, senza dimenticare i presidi tradizionali. Allora, che cosa è successo? È successo in questi anni che nel frattempo molti colleghi, molti giornalisti hanno iniziato a lavorare nelle testate dell'online, e loro e gli editori che si sono buttati in questa avventura, pur alcuni più virtuosi, e ce ne sono, e infatti ci hanno dimostrato che ce ne sono, non disponevano però di strumenti per inquadrare questi colleghi. I colleghi sono stati assunti con le forme contrattuali più fantasiose, il contratto dei metalmeccanici, il contratto del commercio, insomma, molti hanno fatto ricorso, come spesso purtroppo accade, a contratti di collaborazione non propri, perché poi se uno fa un lavoro, di fatto un lavoro dipendente, il contratto di collaborazione non si attaglia, esponendo quindi anche le aziende alla possibilità di ricorsi giudiziari, questo è caro, ma perché semplicemente gli strumenti non esistevano, e in qualche maniera però questi giornali uscivano sul web, raccoglievano pubblicità e iniziavano a generare piccoli fatturati pubblicitari che poi via via sono cresciuti. Allora, voi sapete, noi giornalisti per un lunghissimo periodo abbiamo vissuto in un dogma che era quello del contratto unico, il contratto FNSI-FIEG, firmato dalla Federazione della Stampa e dalla Federazione degli Editori, che quale che fosse la testata, quale che fosse il volume economico della testata, doveva essere applicato. Allora, proprio noi qua in Piemonte, noi abbiamo capito, devo dire, prima di altri, le persone che stavano al mio posto, diciamo così, negli anni 90, hanno capito una cosa molto semplice, che il Corriere, l'Eco del Chisone, e parlo di uno dei più grandi giornali locali piemontesi, non ha lo stesso volume economico del Corriere della Sera, ed ovviamente è in difficoltà nell'applicare i medesimi livelli economici del Corriere della Sera. Se io dico questo, semplicemente sto dicendo all'editore di violare la legge. Però qual è? Il collega dell'Eco del Chisone è esposto esattamente, le dico l'Eco del Chisone per dire una qualunque testata, ha esattamente le stesse responsabilità nei confronti della propria comunità, nei confronti dei cittadini, che ha il collega che lavora al Corriere della Sera. Allora, i livelli economici possono essere anche diversi, i diritti e le tutele no, un giornalista deve essere posto comunque nella condizione di svolgere liberamente il proprio mestiere, e anche tutta una serie di tutele che noi abbiamo nel nostro contratto e che abbiamo conservato anche nel contratto dell'online, sono tutele che sembrano un po' strane, ma perché quando tu dici fuori, ma perché vuoi avere il diritto a ritirare la firma? Io voglio avere il diritto a ritirare la firma perché io sono iscritto a un ordine professionale e sono tenuto alla verità, e se tu editore, per ragioni tue, vuoi comunque far uscire quell'articolo, non mi chiamerai in causa nella responsabilità di quello che viene scritto. Questo è solo una, no, delle tutele. La clausola di coscienza, che consente di risolvere con giusta causa il rapporto di lavoro qualora vi sia un cambio della linea editoriale del giornale. Certo, questo è un mestiere, dico sempre, un giornalista non è come aprire un banchetto di frutta e verdura, passatemi il termine, che qualunque angolo va bene. Ci sono delle sensibilità culturali, politiche, che debbono essere naturalmente rispettate. Tutte le sensibilità culturali e politiche devono essere rispettate, e deve essere consentito alle persone di poter scegliere naturalmente anche di risolvere il rapporto di lavoro qualora l'editore decidesse legittimamente, assolutamente legittimamente, di cambiare il proprio orientamento. Quindi regole
Allora dicevo, noi in Piemonte avevamo iniziato questo percorso virtuoso firmando dei contratti per i giornali locali, perché noi abbiamo una fitta rete di settimanali e bisettimanali locali che sono le voci, talvolta le voci più importanti del nostro territorio, e quale a partire dagli anni 90 abbiamo iniziato a dare regole. Abbiamo iniziato qua a rompere questo dogma del contratto unico nazionale e in qualche maniera siamo riusciti anche a contagiare la Federazione della Stampa. È poi nato più avanti il contratto Aranti Corallo, che è destinato alla piccola emittenza locale. Anche lì possiamo pensare che un emittente locale abbia gli stessi livelli economici della RAI e di Medias, ovviamente realisticamente no. Quando si tratta di far sindacato si tratta anche di essere pragmatici nel dare le risposte, tenere assieme la praticità con, ripeto, la difesa dei diritti. Quindi è arrivato il contratto Aranti Corallo e un ultimo molto più importante, al termine di un percorso lungo è arrivato il contratto che abbiamo siglato con l'USPI, che si rivolge al settore dell'online e si rivolge anche alla stampa periodica locale, dando così una risposta nazionale a quella che erano intese regionali locali. Si è detto, per inciso, una delle clausole che noi abbiamo posto nel contratto è che i diritti acquisiti sono fatti salvi. Questo lo voglio dire con estrema chiarezza, cioè le persone che alla data dell'entrata in vigore di questo contratto sono assunte, non subiscono nessun tipo di cambiamento rispetto. Parliamo naturalmente del futuro, delle nuove assunzioni, delle assunzioni che noi speriamo naturalmente ci potranno essere in questo settore. Questo è stato possibile perché c'è stato uno sforzo da parte della Federazione della Stampa, ma c'è stato uno sforzo anche da parte degli editori. Io ho voluto oggi che a questo incontro fosse presente anche Enrico Aguilante, che ci porterà il punto di vista dell'impresa e ci spiegherà perché anche dal punto di vista dell'impresa le regole sono fondamentali. La parità di condizioni da un punto di vista della concorrenza è fondamentale perché il mercato possa essere un mercato giusto e regolato. Cosa abbiamo messo in questo contratto? In questo contratto abbiamo messo le tutele deontologiche, quelle di cui vi parlavo prima, ma abbiamo messo anche delle tutele economiche, perché è stato creato un profilo Casagit ad hoc per i colleghi che verranno inquadrati con questo contratto, che quindi potranno avere la copertura Casagit. Altra cosa che purtroppo era tornata a diffondersi, vedete, la crisi purtroppo, lo dicevo prima, la crisi non induce mai a comportamenti positivi. Nella crisi uno cerca di tenere fuori la testa fuori dal pelo dell'acqua, anche se poi sotto si scalcia naturalmente, insomma, questo è. Questa è la realtà. E che cosa stava accadendo? Cosa noi osservavamo? Noi osservavamo che nuovamente giornalisti venivano assunti con contratti tipici del personale grafico, che venivano in qualche maniera forzati. Cosa sono questi contratti? Questi contratti, no, ripeto, non hanno quel tipo di tutele che vi dicevo prima, fanno perdere ai colleghi la copertura Casagit, che insomma ha una sua importanza. La Casagit affianca il sistema sanitario nazionale. Noi non sappiamo quale sarà lo sviluppo, che cosa succederà nel nostro paese del sistema sanitario pubblico. Noi speriamo che questo continui ad essere un buon sistema sanitario, ma sicuramente avere la copertura di una polizza privata è un qualcosa che può essere molto 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 importante. Quindi abbiamo inserito la copertura per la Casagit. Naturalmente i contributi vengono versati alla gestione principale dell'istituto di previdenza e quindi non all'Imgi2, quindi anche questo è un elemento, guardate, è un elemento di ricchezza non solo per i colleghi che vengono iscritti a quella posizione, ma è anche, diciamo così, forse il solo elemento che può darci una speranza per l'Imgi. Non so chi di voi fosse presente questa mattina quando sono stati presentati i conti del nostro istituto di previdenza, non so se vi sia già stato detto, ma io sottolineo sempre che la nostra è una piccola categoria, ma in termini percentuali non vi è nessun settore industriale che nei 10 anni della grande crisi abbia perso lo stesso numero di posti di lavoro. Quindi noi abbiamo perso posti di lavoro da una parte,
Dall'altra parte abbiamo visto aumentare vertiginosamente i trattamenti di pensione. Noi abbiamo una legge molto buona, abbiamo tuttora una legge molto buona, che ha però consentito ai colleghi di andare in pensione a 58 anni, quindi con un anticipo diciamo di 9 anni rispetto a quella che è la previsione attuale. Quindi parliamo di aver anticipato i trattamenti di pensione e non aver incamerato ovviamente i contributi. E poi gli ammortizzatori sociali. Credo che si contino sulle dita di una mano le aziende che in questi anni non hanno fatto ricorso a cassa integrazione e contratti di solidarietà. Anche questi denari usciti tutti dalle casse dell'Istituto di Previdenza, che all'inizio della crisi era un ricco istituto di previdenza, oggi invece è un istituto di previdenza in grande sofferenza. Ma allora come noi possiamo restituire forza all'istituto, che poi è anche la base della nostra autonomia? Avere un istituto di previdenza autonomo è un caposaldo fondamentale per l'autonomia della categoria. Possiamo farlo in un solo modo: costituendo nuovi rapporti di lavoro, ed è esattamente quello che speriamo possa nascere con il contratto USPICE. Nuove assunzioni. Poi c'è anche un'altra gamba, ci proveremo anche quando, e speriamo presto, si riaprirà la discussione con la FIEG per il rinnovo dell'altro contratto di lavoro. Certo, proveremo a dire, come abbiamo già detto agli editori, lasciamo perdere, non facciamo nessun aumento per le persone che sono dentro. Quelle risorse che abbiamo, investiamole per trasformare i rapporti di lavoro con i cococò, i rapporti di lavoro più stabili con i cococò, quelli che sostanzialmente fanno il giornale, trasformiamo quei rapporti in rapporti di lavoro dipendente. Questa è la scommessa che vogliamo fare come Federazione della Stampa. Fino a questo punto non siamo riusciti ad aprire la porta con gli editori su quel terreno. Credo che da questo punto di vista un aiuto ci possa e ci debba arrivare dalle famose leggi di sistema, perché questo è il problema, perché poi non si fanno i contratti, perché in questo settore, in questo momento, ci sono poche risorse. Allora debbono essere create condizioni per le quali nel settore dell'editoria affluiscano risorse, che guardate è l'esatto opposto dell'aria che soffia in questo momento in questo paese. Non c'è dubbio che nel passato la gestione dei fondi dell'editoria sia stata una gestione assolutamente discutibile. Non c'è dubbio che vi siano state truffe, alcune devo dire ho avuto l'onore di denunciarle io come segretario del sindacato, quindi da questo punto di vista sulle finte cooperative abbiamo la coscienza a posto, siamo stati i primi a denunciare queste cose, però questo è un conto. Altro conto è invece conservare l'informazione come un patrimonio fondamentale per la democrazia di un paese. Io quando mi trovo nelle trattative, a volte insomma ci capita di andare in regione, io capisco, l'assessore al lavoro della regione Piemonte si trova magari a avere a che fare con crisi che lasciano a casa 100-200 persone. Se un giornale chiude, se una televisione chiude, le persone che stanno a casa sono poche, 5-6 persone, numeri piccoli. Il problema non sono i numeri, è che quando se chiude un giornale si spegne la voce di un territorio, si crea una ferita su quel territorio che poi è una ferita difficilissima, una ferita sociale che poi è difficilissima da sanare. Allora è più importante quella cosa lì. Non so quantificare i numeri di teste, i numeri di famiglie da sfamare, ma è una cosa della quale bisogna tenere conto, perché poi tutti quanti ci impoveriamo. Allora, per non rubarvi altro tempo, ci tengo che ci sia che anche Enrico Anghilante, che è uno di quegli editori che con noi hanno fatto questo percorso virtuoso per portare le regole nel mondo dell'informazione, possa parlare. Io credo che il compito che noi abbiamo è questo, cioè quello di aprirci all'innovazione. Noi sono contento che Digit sia venuto e abbia fatto tappa a Torino, spero che vi siano altre opportunità. Se avete fatto caso in questi mesi, noi abbiamo organizzato molti corsi di formazione sul data journalism, per esempio, sulla consultazione delle fonti aperte, altri ancora ne faremo, per cui noi dobbiamo essere aperti. Ma non dobbiamo dimenticare che il nostro è un mestiere molto delicato, come quello dedicato a maneggiare con cura, e dobbiamo avere la capacità e la forza di raccontarlo anche all'esterno e di avere norme che proteggano il nostro lavoro e ci possano consentire di lavorare in libertà. Quindi,
Grazie, grazie a tutti voi e cedo la parola a Enrico Angelo. Grazie Stefano. Vittorio, quanto tempo mi consenti? Non sono io il capo qua, io sono il vice capo. Benissimo, allora. No, allora prendiamo gli appunti quelli brevi. Innanzitutto grazie. Grazie a Stefano Tallia per aver citato USPI, che è l'Unione della Stampa Periodica Italiana della quale noi facciamo parte, che è quella che è andata a sottoscrivere i nuovi contratti che danno al web in sostanza a dignità piena. Stefano giustamente ricordava come 17 anni, quasi 18 anni fa, quando io ho iniziato a fare questo mestiere di editore di giornali online, se andava bene inquadravi le persone nel contratto commercio, ho visto anche alcuni colleghi messi nel contratto agricolo, di bracciante agricolo. La cosa che importava è che versassi l'IBGI, poi tutto il resto, diciamo, potevamo far finta che non esistesse. Oggi tutti i giornalisti che fanno parte delle strutture che hanno questo contratto hanno un contratto a tutti gli effetti pieno, vero, parificato, esattamente identico a quello che hanno tutti gli altri. Potrà magari non piacere, potrà essere poco, potrà essere tanto, ma la dignità di chi fa questo mestiere è identica sia che si sieda nella grande struttura sia che si sieda nella piccola. E USPI da questo punto di vista ha il merito di averlo scritto, averlo portato avanti, averlo voluto, averlo cercato, perché in effetti le testate online che oggi sono come testate registrate con direttori responsabili nei tribunali oltre 800 in Italia, poi possiamo parlare di sostenibilità se ne avete voglia, ma se non vi annoia, ma comunque sappiate che ci sono 800 testate più o meno o geograficamente ricomprensibili in un comune piuttosto che in un'area provinciale, un'area metropolitana, oppure tematiche, si occupano solo di fondo, si occupano solo di cani e gatti, si occupano solo di gourmet, insomma, ognuno poi dopo si è sviluppato come meglio riteneva. Lì sopra c'è ancora il tema della parte video e quindi quando la testata che scrive un articolo e mette delle foto mette soltanto dei video, se è più simile a una televisione o se è più simile a un giornale, al vecchio giornale di carta, tanto per darci dei termini di paragone. Allora, oggi abbiamo un contratto, quindi in fondo il mio intervento sarebbe già terminato, cioè io arrivo a dire che oggi abbiamo un contratto, che per voi può sembrare una roba incredibile, ma è la pura verità. Oggi abbiamo un contratto. Allora, quando uno strumento ti permette di avere un contratto, che è lo strumento per regolare il rapporto tra le parti deve essere più univoco su due temi. I giornalisti, presumo siete tanti in sala, devono chiedere un contratto. Lo devono chiedere e gli editori lo devono dare. E quando ci si sente dire il mercato è difficile, è vero, il mercato fuori il marciapiede è difficilissimo, è terribile e tremendo, ma siccome esistono regole di equilibrio, la frase solo il mercato è difficile non può più bastare, quindi occorre andare oltre e spingersi dall'altra parte, pur con tutti i limiti distinguo del caso, ma oggi c'è un contratto per cui possiamo regolamentare i rapporti tra le parti. Borderline è finita, situazioni borderline sono finite, non esistono più. Allora, io mi sono fatto alcuni appunti di questi 18 anni di storia che portano a fare qualche riflessione, se voi ne avete piacere, ma per condividere magari due cose sui numeri, perché tutto parte dai numeri, buoni parlatori, giornalisti, ottimi scrittori, ma poi facciamo i conti con i numeri. Allora, quando è che un giornale online, di natura provinciale o comunque tematica, conta? Quando è che possiamo dire che un giornale online conta? Questo è il tema. Allora, io ho un giornale online Pluto, conta o non conta? Abbiamo oggi due misuratori statistici che sono, diciamo, accreditati. Uno è l'Analytics, che magari qualcuno di voi ben conosce, che è accreditato sul mercato internazionale ed è soprattutto accreditato nel mondo di Google, cioè se tu vai a Dublino a fare delle trattative e non arrivi con login e password di Analytics, stai a casa. Cioè stai a casa, fai le trofie al pesto e va bene così. Allora, se tu invece vai a Dublino, arrivi con Analytics e ragioni solo con i dati di Analytics. Se ti muovi invece in un altro settore molto più USA, tu hai Comscore, che è arrivato anche in Italia, stanno facendo una buona attività. Comscore è un altro rilevatore che certifica gli accessi. Poi c'era anche tutto il mondo di Yab, che ha un suo rilevatore, ha delle sue cose, ma diciamo che siccome
questi mercati sono primariamente internazionali, se non fai il paragone con Analytics, se non fai il paragone con Comscore, vai a finire che ricadi in AudiWeb. Buonasera, sono la signora Maria, ma lei ascolta Rai 1? Sì, l'ascolto. Ottimo, Rai 1, 11 milioni di persone, perché in tre hanno risposto che l'ascoltano. Fa piacere, molto bello, fantastico. Abbiamo passato 50 anni a dare i cosiddetti rotolini di pubblicità delle grandi agenzie a questi rilevamenti fatti con la telefonata, tutto magnifico, ma su internet misuri tutto. Allora, quando è che un giornale conta? Quando? E chiunque potrà smentire questo, pensarla in maniera diversa, abbiate pazienza, hanno chiesto a me di portare una testimonianza, porto la mia, che poi si increccia però con i dati di vendita, con i dati di assunzione, con i dati in cui l'azienda sta in equilibrio, eh? Quindi non sono dei dati che adesso arrivo a tiro i bussolini. Il 5% dei lettori media ponderata giornaliera rispetto al bacino d'utenza dicono che quel giornale già conta. Facciamo finta di fare una cosa semplice: se abbiamo una provincia da 250.000 abitanti, la media ponderata, quindi non la giornata, la media ponderata su base mensile, trimestrale, annuale, poi applicate magari quei due algoritmi o logaritmi che diceva il professore e trovate le medie ponderate, come facevamo a scuola negli ultimi anni del liceo di ragioneria, a seconda di dove uno arriva. Per cui se tu hai il 5% dei lettori unici giornalieri media ponderata, quel giornale già conta. E così avete un punto di riferimento. Col 10% conta molto di più, con il 15-20% fa opinione. Non vi ho detto elegge il sindaco, ma fa opinione. Il 5% del possibile pubblico a cui quel media si va a rivolgere. Quindi se siamo in una provincia come Savona, 275.000 abitanti residenti più qualcuno che non è dichiarato nell'ultimo censimento, diciamo che il 5% è circa 12-13.000, comincia a contare, con 22-23.000 conta abbastanza, con 46-50.000 è quello che fa opinione, ok? Che è tradotto, quando passiamo dai lettori agli elettori, visto che se ne parlava prima, aiuta ad eleggere, perché passiamo dal lettore all'elettore, ma quello è un altro tema, se avete piacere una volta ve lo racconto. Ma siccome molti di voi fanno i giornalisti, avrete anche piacere di capire quando un vostro articolo funziona. Funziona un virgolettato per dire quando un vostro articolo va bene. Va bene un virgolettato per dire quando un articolo che avete scritto, insomma, produce all'editore tutto quello che serve per raggiungere quei risultati. E vale la stessa regola di prima. Cioè, se il vostro articolo fa il 5% di letture della media, quell'articolo comincia a contare. Quindi un buon articolo è uno che fa il 5%, 250.000 vuol dire che deve fare 10.000 letture. Quello è un buon articolo. Buon articolo. Buon articolo. Non un articolo. Perché mi avete chiesto se parliamo di un buon articolo o di un articolo. Questi dati sono suffragati da un insieme di intersezione di dati che vanno sui bilanci dell'azienda, sul costo del personale, sui costi generali, sui margini di ricavi, vanno a formare quello che si chiamerebbe ROI, e non vi vado a rompere le anime su tutta questa roba, e ti dicono che se tu hai dei giornalisti che riescono a raggiungere quelle percentuali, il tuo giornale cresce in maniera esponenziale, si pone più velocemente nelle percentuali che sono sempre le stesse riferite agli utenti unici giornalieri che vanno a leggere il giornale. Perché dovete anche riconoscere, ricordarvi, che un articolo si può consumare in un giorno, in un minuto, in un'ora, in una settimana o magari in un anno. Che è la teoria della coda lunga. Scrivo oggi un articolo di medicina, è probabile, non sicuro, che magari lo leggano tutti i mesi perché vanno sui motori di ricerca, oppure perché è scattato un passaparola, oppure perché è scattata un'epidemia e l'hanno ritrovato, insomma tutte queste cose. Quando avete degli articoli che fanno il 20% di lettura dei possibili persone interessate, vi garantisco che quegli articoli sono altamente performanti, sono quelli che fanno la differenza e che producono un reddito diretto o indiretto molto molto importante. Poi a qualcuno potranno non piacere questi numeri, perché magari nella sua vita non ha mai scritto un articolo con quei numeri, di solito funziona così, o magari un editore non gli ha mai fatto vedere i numeri dei suoi articoli e lui ha il pensiero di scrivere gli articoli più belli del mondo quando scrive di politica, attualità e quant'altro, e invece l'oroscopo lo ha fregato. Okay? Nessuno batte mai l'oroscopo, i cani, i gatti, un po' di sano gourmet e, a seconda delle zone, i master dei territori, tipo il lupo, la tangenziale a Torino, se volete vado avanti, ne abbiamo di questi master, una bella, bellissima nevicata a Cuneo
e non toccatemi la mareggiata a Imperia e Savona. Ok? Quindi questi sono non degli specchietti, ma sono delle realtà che poi se uno li analizza e va a fare analisi nella propria azienda e ha il tempo per poter fare analisi, che è un'altra condizione non così facile, cioè del tempo da allocare a vedere come vanno i numeri attraverso i quali magari guidare ciò che il lettore vuole. Allora, cerco di andare velocemente, quindi tutti i mi piace e i condividi che avete su Facebook servono a qualcosa? All'editore no, aumentano il percepito. Aumentano il percepito della testata, ma l'editore serve a che venga letto un articolo e giri il banner che ci sta intorno. Dei 200 mi piace, 700 mi piace, 800 condivisioni, 900 commenti, bello, simpatico, magnifico, fantastico, ma se non gira un banner e se non gira quello che ci sta intorno, all'editore quello non interessa. In realtà, tra virgolette, siccome lì si parla più di percepito e non di concreta lettura, anche a voi interessa un po' pochino, se fate i giornalisti. È ovvio che se siete capaci di generare discussioni e avete molte persone che commentano, che fanno click, poi per carità quello si trasforma in lettura, verissimo. Ma sappiate, se andate a vedervi gli insights di Facebook, che probabilmente verrete molto, molto, molto amareggiati. Perché molto spesso quello che avete messo si trasforma in una conversione assai bassa. Non è la conversione che tutti sperano. Però lì sopra fate percepito, quindi qualunque social network aiuta a fare il percepito, ma nel mestiere dell'editore interessa 0, e nel mestiere del giornalista interessa un po' di più se lavora sulla propria persona, quindi fa branding, fa personal branding, un pochettino meno se lavora diciamo in maniera più rotativa, dovendo fare più articoli e quindi gestendo di più le cose. Siamo nel mondo dell'editoria online, Stefano, di fronte a un lessico che non è più quello a cui eravamo abituati nei mestieri tradizionali. Tutti i mestieri tradizionali avevano un lessico che si richiamava al latino. Noi abbiamo un lessico che si richiama in maniera incredibile al McDonald's e all'hamburger, perché le parole sono sempre inglesi, spesso anche storte. Tutti qua conoscono se un video filla o non filla? Cioè, tutti voi, è ok? Video fillante? Mai visto video fillante, vostro video fillante? Oppure avete fatto un guest post con un do follow che ha prodotto una SEO ranking da 3.2? Ecco, queste sono le parole di tutti quelli che nascono, ovviamente laureati già nell'utero della madre, ma che si presentano di fronte agli editori a spiegare come dovrebbero fare i giornali. Ok? Però se non le sai, poi dopo pensi che quella sia l'unico punto di riferimento e tu se non filli sei matto, no? Insomma, io fillo tantissimo. Insomma. Il fill rate è molto importante per la parte dei video, i video impatteranno in maniera molto forte ed ecco che il sindacato che oggi Thalia guida, con molto coraggio, Thalia ha fatto questa cosa andando verso il web, ha portato l'editore web con lui, cioè ci vuole del coraggio perché ovviamente, visti come la peste, era un pochettino difficile riuscire ad affermarsi. Però lì sopra ci sarà un'altra convergenza, cioè tutti coloro che arrivano dal mondo televisivo, radiofonico, convergeranno su un mondo web che interfaccerà e intersecherà anche con nuove figure professionali che noi oggi magari non abbiamo neanche chiaro quali sono. Ed è pur vero che se fate i giornalisti e siete molto bravi e fate anche due foto con un cellulare che ce l'avete, fate anche un video, ecco che la professione di quello che faceva l'impaginatore, il titolista, il sottotitolista, scriveva la cosa, poi c'era il fotografo, poi c'era il video, poi c'era quello che teneva il bastone del video e poi c'era l'amico che andava a prendere il caffè, capite che si è un pochettino contratta. Chiudiamo. Siamo arrivati all'obiettivo finale con il contratto di ritornare alle origini, cioè di poter fare il mestiere. L'editore deve fare l'editore, il giornalista deve fare il giornalista. Pericolosissimo quando la mano destra scrive e la sinistra firma i contratti pubblicitari. Pericolosissimo. Però alcune volte non si può fare altrimenti, quindi è anche corretto che le persone portino a casa un tozzo di pane. Vi do soltanto due visioni differenti, molto estratte web, sull'editore che fa il suo mestiere, il giornalista che fa il suo mestiere. Uno, sia per l'editore che per il giornalista siamo accomunati tutti da un ingresso a basso investimento. Apro un giornale online, vado a registrarmi, spendo 200 euro, magari non faccio nemmeno una società, faccio un'associazione, come erano le vecchie palestre, no? Erano tutte associazioni sportive dilettantistiche.
e poi dopo metto un direttore responsabile che è un amico, faccio un sito, perché non ho neanche il coraggio di chiamarlo giornale perché non ho ben capito, ma insomma faccio un sito, prendo WordPress, uno di tanti template, e diciamo che con un ingresso, la soglia di ingresso per fare l'editore online è bassissima, bassissima. C'è un'altra tristezza, che la soglia di ingresso per fare il giornalista è altrettanto bassa, altrettanto bassa. Siamo tutti e due, io in qualità di editore rappresentante per USPI degli editori, e chiunque è seduto in sala che fa il giornalista di mestiere, davvero nei problemi, perché le soglie di ingresso sono bassissime. E soprattutto la differenza tra una cosa scritta e l'altra sui titoli di Facebook è pari a zero, perché poi se sponsorizza ancora un po' arriva di tutto e vale tutto, e poi il professore prima ha spiegato le cose, insomma quello. Quindi prima nota dell'editoria online web, soglia di ingresso bassissima, big problem. Se uno vuole aprire una televisione, tanti soldini, a prescindere, una radio, devi comprarti i ponti radio, devi andare lassù, devi fare la capannina, devi avere un casino fare una radio, fare la televisione, fare un'editoria online, soglia molto bassa, ma veramente molto molto bassa. Seconda cosa che ci accomuna è l'autonomia economica. Dalia l'ha detto prima in maniera molto cordiale, gentile, cortese. Ve la dico in maniera un pochettino più brutale. Un editore senza un'autonomia economica cede alle pressioni dei contratti. Un giornalista che non ha da pagare l'asilo a sua figlia, quando gli mettono 100 euro in tasca, li prende. Può non piacere. Può non piacere. La tristezza che ho provato due giorni fa con il nostro giornale Imperia, per una notizia che è uscita da noi, Stampa e Secolo, e che tutti gli altri non l'hanno scritta. Vuol dire che non sono ancora in equilibrio economico, perché mi possono raccontare quello che vogliono, quella persona condannata a 2 anni e 6 mesi e che non è stata scritta e che ha una bella azienda, è probabile, non sicuro, insomma, che abbia delle relazioni. Me lo smentiscano. Ci diranno come mai Stampa, Secolo e Sanremo News hanno scritto una notizia di una condanna in Cassazione e gli altri no. Saranno sbagliati, l'avranno persa, non c'era, probabilmente è volata via, era nella syndication, tutte queste cose. Allora l'autonomia del giornalista la trovi con un'autonomia dell'editore, perché l'autonomia economica è fondamentale, chiunque di noi ha titolo e diritto di poter stare al mondo, di avere un lavoro che per lui è ritenuto soddisfacente e di avere un tozzo di pane per fare le cose che meglio ritiene o quelle della sua famiglia, così anche vale per l'editore. Ecco perché su queste due cose ci sono due punti. Uno, e anche lì Talia l'ha accennato, se alcuni prendono i contributi non vedo perché il web non li debba prendere. Vivo da 18 anni senza contributi, non mi vergogno a dire che se i contributi vanno agli altri, avendo messo in regola tutto, essendomi messo dalla parte del giusto, avendo fatto tutto quello che potevo, li voglio anch'io. Quota a parte, un briciolino, una virgola, mezzo penny. Perché? Perché mi permettono di intervenire sugli stipendi dei giornalisti e poter dare e garantire uno stipendio più adeguato allo sforzo che tanti dei ragazzi che lavorano nelle testate editoriali web, non solo le mie, meriterebbero, ma che il mercato non ti riesce a offrire. Allora, la proposta sconvolgente che mi sono sentito di fare è che per una volta non date i soldi all'editore, perché l'editore vive benissimo così, non... nessuno di chi è nato nel web ha manie di avere un panfilo, di girare con l'elicottero, guarda, sappiatelo pure. Le imprese sono imprese di natura familiare in cui ci si guarda negli occhi e talvolta si divide anche le marmellate delle nonne insieme. Dateli ai giornalisti, versateli ai giornalisti. L'editore online non vuole i contributi direttamente in azienda, guarda un po'. Vi diciamo quali sono i nostri giornalisti, vi diciamo quali sono i loro inquadramenti, riteniamo che abbiano l'opportunità di avere qualcos'altro, dategliela loro, non tocchiamo i soldi. Questa ha fatto male, questa è entrata con un pugno nello stomaco, ha fatto veramente molto male. In ultimo, l'autonomia del giornalista si vede da uno stipendio che non vorrei chiamare né dignità né quant'altro, uno stipendio che gli permetta di fare il lavoro e di poterlo fare in maniera autonoma senza dover cadere ai 50 euro che a volte rimangono piantati nelle cartelline delle conferenze stampa o nel famoso ci vediamo per un caffè e stranamente finiscono in mezzo al caffè e si sporcano di caffè. Lavoriamo per quello, ci lavoriamo con passione,
l'ordine si è accorto che questo era un percorso, una strada, e quindi USPI in qualità di associazione si è seduta non volentieri di corsa a quel tavolo. Ci lavoriamo con la nostra storia, che è bella potervi raccontare, ma molti di noi non la possono più raccontare, e raccontarla oggi è il valore più importante che io mi porto insieme a questo microfono, e dovremo provare a fare dei passi avanti perché non è ancora finita. Siamo alla fase 1. Come ho detto prima, il mio intervento finiva dicendo abbiamo un contratto, cominciamo ad applicarlo. E quindi anche quelli che non lo applicano, per favore, con simpatia, vadano a fare altro, con assoluta simpatia. Perché il sistema comincia a stare in equilibrio, applichiamo dei tempi di tolleranza, nessuno pretende niente oggi, non l'abbiamo avuto per 18 anni, fate un po' voi, cioè possiamo aspettare anche un pochino, non troppo. Questo sia lato editore, sia lato giornalista, con dei nuovi parametri che alcune volte piacciono e altre volte, ahimè, un po' meno, ma se ci diciamo la verità non ci dobbiamo raccontare le balle. Grazie.